Allora, commissario, intanto c'è una richiesta di chiarimento. Ci sono dei familiari che avrebbero il piacere di poter abbracciare i propri cari che sono ospiti della casa di riposo De Benedictis. Sì, una richiesta legittima, anche se come dire, noi abbiamo sempre cercato in tutti i modi, e questa è stata anche una mia precisa volontà, spesso anche contro il parere giusto, magari dall'altro punto di vista dei medici competenti, di garantire al massimo le visite. Tant'è che siamo stati una delle poche strutture che ha consentito ai familiari, durante il momento peggiore del Covid, di poter comunque effettuare le visite con i propri parenti. Ovviamente a protezione di queste visite c'è un plexiglass, ma è a tutela dell'ospite. Ci tengo a sottolineare che la cosa importante, e mi fa piacere, è che da quando sono stato nominato commissario per la prima volta si inizia a parlare degli anziani, che poi fondamentalmente sono il vero motivo per cui la casa di riposo esiste, e quindi al di là della critica comunque è un fatto positivo che se ne parli. E ci tengo a sottolineare che noi su questo aspetto delle visite stiamo andando avanti. Avevamo una difficoltà perché vogliamo usare il parco. Infatti nel nostro fuori onda lei ci aveva detto di una sorta di piano verde per gli anziani. Sì, perché purtroppo un altro problema tra i tanti che ci sono alla casa di riposo, ricorderanno tutti quanti, insomma, che c'è stato un pino gigantesco che fortunatamente durante la notte è caduto sulla carreggiata e fortunatamente non ha fatto danni. Però da quel momento ho richiesto io uno studio a un agronomo, il quale ci ha consigliato e, come dire, indicato la necessità di dover addirittura abbattere altri 10 pini. È stato fatto e quindi adesso siamo più sicuri all'interno del parco. C'era anche l'aspetto degli arredi, le panchine, i tavoli che erano veramente vetusti e ridotti male. Anche lì li abbiamo rinnovati, quindi adesso, ma era già in programma, noi vorremmo iniziare a fare le visite all'interno del parco e quindi si possono fare più visite simultanee, e questo permette anche di allungare i tempi delle varie visite. Estate chiama mare, molti anziani hanno un desiderio recondito anche a volte, quello di poter farsi una gita al mare insieme agli altri ospiti o anche trovare lì casomai dei loro familiari. C'è questa possibilità? Sì, questa è. Allora, io ci tengo a sottolineare che comunque io la vivo la casa di riposo, tranne l'ultimo periodo in cui abbiamo dovuto fare cose un pochino pesanti, però io con gli anziani quindi ho un rapporto quotidiano e molti anziani mi chiedevano di avere la possibilità di andare al mare, perché negli anni passati, decenni passati, ci andavano. Ovviamente mi sono messo in movimento, abbiamo fatto una richiesta anche alla Fondazione Tercas di un contributo che ci hanno accordato e che colgo l'occasione per ringraziare, e quindi dovremmo iniziare anche con quell'attività. Purtroppo, avendo avuto dei casi Covid, ovviamente non abbiamo potuto farlo prima, ma lo faremo in futuro, certamente con gli ospiti che hanno magari maggiori possibilità di godersi una giornata di mare.